Il cedro del Libano di via San Francesco d'Assisi è salvo e forse non solo momentaneamente. A difesa dell'albero, che viene considerato anche un simbolo di resistenza, essendo stato piantato poco prima del terremoto dell'80, grazie ad una donazione fatta dalla forestale di Bagnoli Irpino, si sono schierati alcuni condomini del parco che di buon mattino pacificamente hanno atteso l'arrivo degli operai della ditta che avrebbe dovuto effettuare l'abbattimento. Questo cedro è stato impiantato a cavallo del terremoto, quindi ha circa 42 anni di vita. Un albero ad altissimo fusto che non ha dato mai nessun problema, un bellissimo esemplare di cedro del Libano. Purtroppo siamo qui per difenderlo, dovendo difendere con forza, perché insomma presenta qualche problemino risolvibile dal nostro punto di vista, secondo altri comproprietari non risolvibile o risolvibile in maniera troppo onerosa, per cui c'è questa diatriba fra chi lo vuole salvare a tutti i costi e chi invece a tutti i costi vuole abbatterlo per evitare problemi. Probabilmente le motivazioni sono di carattere meramente economico, speriamo di trovare una soluzione ragionevole con altri comproprietari. La questione in effetti non è semplice. Dell'albero sono comproprietarie 34 famiglie, 27 delle quali favorevoli all'abbattimento, per loro necessario per motivi di sicurezza. Le radici del cedro in effetti hanno fatto venir giù parte del muro che delimita l'ingresso al parco, ma ci sono perizie di agronomi secondo le quali il cedro, tra l'altro perfettamente sano, può essere salvato evitando un drastico intervento. Al fianco delle 7 famiglie contrarie all'abbattimento si è schierato anche il Legambiente, presente sul posto con Antonio Dello Iaco. Noi abbiamo chiesto più volte ai condomini favorevoli e contrari all'abbattimento di ragionare insieme su quelle che possono essere le modalità di messa in sicurezza. Ci sono delle perizie che chiedono una messa in sicurezza differente dal taglio a raso dell'albero e noi crediamo che quelle siano le perizie da perseguire. È un albero piantato nel 1980, è un albero importante, sempre verde, che dà un apporto di ossigeno alla città di Avellino, un apporto importante al verde pubblico, e perdere un albero così per dei dissidi condominiali è totalmente un peccato. Alla luce di quanto accaduto stamane, nei prossimi giorni si terrà una riunione tra le famiglie proprietarie del cedro che potrebbe portare alla soluzione definitiva, salvando l'albero.